Edografie Studio, illustrazioni di Katia Donolato, presentano La Bella Addormentata. C'era una volta un regno molto felice, allietato dalla nascita di una splendida bambina di nome Rosa Spina. Erano stati invitati tutti i sudditi alla festa e partecipavano con grande gioia, cantando e danzando, portando dei piccoli doni in omaggio. Ad un certo punto arrivarono anche le tre fate madrine, Rosetta, Foglietta e Cellina. Tutte vogliono regalare alla piccola un dono. La prima le donò la bellezza, con la quale avrebbe conquistato il cuore delle persone. La seconda le donò il canto, con il quale avrebbe comunicato con tutte le creature esistenti. La terza era molto indecisa sul da farsi, ma mentre stava per alzare la sua bacchetta per regalare il suo dono, arrivò la fata nera. Ma chi c'è qui? Una splendida bambina! Tutti sono stati invitati alla festa, tranne io. Per dimostrare la mia generosità, il dono che le darò è quello di pungersi al suo 16° compleanno e morire! Anche se la terza fata poté modificare la parte in cui si pungeva e si addormentava, invece che morire, per essere sicuri che la bimba fosse al sicuro, la regina ed il re chiesero alle fate a malincuore di portarla in un luogo sicuro e crescerla come figlia loro. Così la videro sparire nella notte, sapendo che con loro sarebbe stata al sicuro. Rosa Spina crebbe in una capanna di un boscaiolo, amata dalle sue tre zie, che la istruirono sulle arti, la lettura, la musica e anche il dipingere. I suoi unici amici erano gli animali del bosco e con loro spesso cantava e ballava. Un giorno, mentre sedeva con loro, sentì un rumore. E davanti a lei apparve uno splendido giovane. Appena si guardarono negli occhi, si innamorarono. Passarono le ore di quel giorno a conoscersi e alla sera egli le regalò una rosa, come promessa del suo grande amore. Ella lo invitò alla sua capanna, dopo cena, per fargli conoscere le sue zie, per dare loro la lieta notizia. Ma quando arrivò a casa, le sue zie le raccontarono la sua storia e che quella stessa sera dovevano tornare a palazzo dai suoi genitori. Nonostante il bellissimo vestito, la torta a tre piani ed il fatto che fosse una principessa, ella non fu felice e pianse per quel giovane che non avrebbe mai più, mai più, mai più rivisto. Intanto la regina ed il re ripensavano a tutti quegli anni tristi, senza la loro piccola, e le prepararono una grande festa. Appena arrivata, sarebbero corsi a dirle che l'amavano e che l'aspettava un principe tutto suo con il quale avrebbe passato tutta la sua vita. Ma nessuno si aspettava che la fata nera fosse in agguato e che non c'era il modo di sfuggire alla maledizione. Ah ah ah, ti ho trovato! Toccala! Toccala!
Sulla rosa che le aveva donato il giovane comparse una spina ed ella, ipnotizzata, la toccò e si punse. Subito sprofondò in un sonno eterno, nel quale l'unica cosa che l'avrebbe destata sarebbe stato il suo unico vero amore, ovvero il giovane che aveva incontrato quella mattina e che per il destino crudele non poteva sposare perché non di sangue nobile. Intanto il giovane, arrivato alla capanna, fu sorpreso nel trovare un enorme drago che nascondeva le sembianze della fata nera. «Caro principe, sappi che non permetterò che tu mi sconfigga per svegliare la principessa, la giovane che hai incontrato oggi, la promessa sposa che i tuoi genitori ti avevano detto!» Ma mentre parlava, egli, senza timore, la colpì. Poi corse al castello ed ella era lì. Sì, il suo amore ritrovato. La baciò sulle labbra e subito Rosaspina si svegliò dal sonno eterno. Era così felice nel capire dalle sue parole che era il principe promesso sposo e che finalmente potevano sposarsi e vivere felici insieme. Subito corsero dai loro genitori e dalle fate madrine per dare la lieta notizia. Allegramente cominciò la festa con canti e danze.